Ciao a tutti, oggi andiamo ad affrontare Gabriele D'Annunzio. Il romanzo è Il piacere. La lettura espressiva del brano scelto è di Vanessa Bertello. Buon ascolto. Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti. D'Annunzio, Il piacere, libro terzo, capitolo secondo. Chi era ella mai? Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. A similitudine di tutte le creature avide di piacere, ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. La sua facoltà precipua, il suo asse intellettuale, per così dir, era l'immaginazione. Una immaginazione romantica, nutrita di letture diverse, direttamente dipendente dalla matrice, continuamente stimolata dall'isterismo. Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso d'una casa romana principesca, in quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella era si velata ad una vaga incipriatura estetica, aveva acquistato un gusto elegante, ed avendo anche compreso il carattere della sua bellezza, ella cercava con finissime simulazioni e con una mimica sapiente di accrescerne la spiritualità, irraggiando una capziosa luce d'ideale. Ella portava quindi nella commedia umana elementi pericolosissimi, ed era occasione di ruina e di disordine più che se la facesse pubblica professione di impudicizia. Sotto l'ardore della immaginazione, ogni suo capriccio prendeva un'apparenza patetica. Ella era la donna delle passioni fulminee, degli incendi improvvisi. Ella copriva di fiamme eteree i bisogni erotici della sua carne e sapeva trasformare in alto sentimento un basso appetito. Così, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un tempo adorata. Procedeva nel suo esame spietato, senza arrestarsi dinanzi ad alcun ricordo più vivo. In fondo a ogni atto, a ogni manifestazione dell'amor d'Elena, trovava l'artificio, lo studio, l'abilità, l'ammirabile disinvoltura nell'eseguire un tema di fantasia, nel recitare una parte drammatica, nel combinare una scena straordinaria. Ben però, in qualche punto, egli rimaneva perplesso, come se, penetrando nell'anima della donna, egli penetrasse nell'anima sua propria e ritrovasse la sua propria falsità nella falsità di lei. Tanta era l'affinità delle due nature, e a poco il disprezzo gli si mutò in una indulgenza ironica, poiché egli comprendeva tutto ciò che ritrovava in sé medesimo. Allora, con fredda chiarezza, definì il suo intendimento. Tutte le particolarità del colloquio avvenuto nel giorno di San Silvestro, più di una settimana innanzi, tutte gli tornarono alla memoria. Ed egli si piacque a ricostruire la scena, con una specie di cinico sorriso interiore, senza più sdegno, senza concitazione alcuna, sorridendo di Elena, sorridendo di sé medesimo. Perché ella era venuta? Era venuta perché quel convegno inaspettato con un antico amante in un luogo noto dopo 2 anni le era parso strano. Aveva tentato il suo spirito avido di commozioni rare, aveva tentata la sua fantasia e la sua curiosità. Ella voleva ora vedere a quali nuove situazioni e a quali nuove combinazioni di fatti l'avrebbe condotta a questo gioco singolare. L'attirava forse la novità di un amor platonico, con la persona medesima che era già stata oggetto di una passione sensuale. Come sempre, ella era si messa con un certo ardore all'immaginazione di un tal sentimento, e poteva anche darsi che essa credesse d'essere sincera, e che da questa immaginata sincerità
avesse tratto gli accenti di profonda tenerezza e le attitudini dolenti e le lacrime. Accadeva in lei un fenomeno a lui ben noto. Ella giungeva a creder verace e grave un moto dell'anima fittizio e fuggevole. Ella aveva, per dir così, l'allucinazione sentimentale come altri all'allucinazione fisica. Perdeva la coscienza della sua menzogna e non sapeva più se si trovasse nel vero o nel falso, nella finzione o nella sincerità. Ora, a questo punto, era lo stesso fenomeno morale che ripetevasi in lui di continuo. Egli dunque non poteva con giustizia accusarla, ma naturalmente la scoperta toglieva a lui ogni speranza d'altro piacere che non fosse carnale. Ormai la diffidenza gli impediva qualunque dolcezza d'abbandono, qualunque ebbrezza dello spirito. Ingannare una donna sicura e fedele, riscaldarsi a una grande fiamma suscitata con un baglior fallace, dominare un'anima con l'artificio, possederla tutta e farla vibrare come uno strumento, abere e non aberi, può essere un altro diletto. Ma ingannare sapendo d'essere ingannato è una sciocca e sterile fatica, è un gioco noioso e inutile. Bene, abbiamo ascoltato Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti, tratto naturalmente dal romanzo Il piacere, di Gabriele D'Annunzio. Ma prima di analizzare criticamente il passo letterario che abbiamo letto, vi svelo alcune curiosità su Gabriele D'Annunzio. Vai! Clicca sul link in alto per scoprire gli amori, gli eccessi, le droghe, le imprese militari, i rapporti con la politica e con il fascismo, del poeta Vate, del poeta comandante, del poeta degli eccessi, Gabriele D'Annunzio. Bene, però certo alla maturità non potrai raccontare le mille amanti o gli eccessi di D'Annunzio, e allora andiamo ad affrontare la critica del passo che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato. Allora, vediamo un pochettino qual è stato il procedimento narrativo utilizzato almeno per questo piccolo brano. Nei primi paragrafi ci troviamo di fronte ad un discorso interiore del personaggio in forma di discorso indiretto libero. Poi successivamente interviene proprio invece il narratore, che espone dei giudizi molto chiari nei confronti del protagonista. Ad esempio troviamo frasi come «con questa ferocia», «esame spietato», «un cinico sorriso interiore». Il narratore quindi non dà solamente la parola ad Andrea Sperelli, ma sembra volersene distaccare intervenendo direttamente. Si manifesta così, insomma, quello che è una asse portante di questo romanzo, cioè la presa di distanza proprio dell'autore nei confronti di Andrea Sperelli, del suo eroe. Tuttavia, anche Andrea Sperelli è fortemente critico nei confronti di se stesso e vede con estrema lucidità quello che gli accade intorno. L'analisi corrosiva di Andrea Sperelli e naturalmente dell'autore dietro di lui è veramente il nucleo centrale di questo brano, e forse naturalmente è anche il nucleo centrale di tutto il suo estetismo. Nei capitoli precedenti Andrea Sperelli viene presentato come un uomo che è costantemente alla ricerca di un gusto estetico, anzi sovrappone proprio la sua vita al suo gusto estetico. Ora però in questo brano Andrea si pone veramente allo specchio e vede direttamente la menzogna che sta dietro alla continua rincorsa di questa sublimazione estetica. Anche lui, come Elena, sono solo delle fiamme eteree
che mascherano bisogni erotici, bisogni della carne, impulsi sessuali, materiali, volgari. Questo è il momento di massima consapevolezza dell'eroe, probabilmente naturalmente anche dell'autore, e forse è proprio la migliore chiave per capire questo romanzo. Sì, perché proprio l'immagine dell'esteta entra in crisi. D'Annunzio è inquieto, insoddisfatto. C'è una voglia di prendere le distanze da essa, denunciando quello che è la mistificazione, la debolezza. In realtà sappiamo come l'estetismo abbia ancora un grande fascino proprio sullo scrittore. E per questo, da un certo punto di vista, critica sia Andrea Sperelli, però dall'altro sembra quasi prenderlo con sé e coccolarlo. Perché alla fin fine anche lo stesso motto, a mio avviso, avere non averi, cioè possedere non essere posseduto, il motto di Andrea Sperelli, beh, anche questo, durante proprio questo passo, perde di importanza. Di fatto è un altro stupido diletto. Ma ingannare sapendo di essere ingannato è una sciocca e sterile fatica. È un gioco inutile e noioso. Bene, chiudo con una citazione di D'Annunzio, una delle mie preferite. Difendete la bellezza, ma ancor di più difendete il sogno che avete in voi. E allora, avete capito? Avete compreso? E se no, riascolta, ripassa. Chiudo tra l'altro anche ricordandovi che se me lo dici dimentico, se me lo fai vedere ricordo, ma veramente se mi coinvolgi, allora sì, capisco. Spero di avervi coinvolto. Ciao! Per certi versi il brano Un ritratto allo specchio può ricordare una canzone degli U2, With or Without You. Ditemi se condividete con me l'opinione. Ah, vi lascio il link anche con la traduzione in italiano per i mancati poliglotti come me.